intestinali. Sempre più persone soffrono di problemi intestinali che possono essere generati da diverse cause. Alcune di queste possono essere un'occlusione intestinale o un rallentamento del transito intestinale, oppure possono essere generate da vere e proprie patologie, come può essere un problema di malassorbimento, una colica, un problema di stipsi, oppure la sindrome del colon irritabile. Altre cause possono essere di origine alimentare, quindi una cattiva alimentazione può portare a dei disturbi a livello dell'intestino. I disturbi intestinali si possono presentare sotto diversi aspetti, quindi possiamo avere gonfiore, setichezza, stipsi, manifestazione di coliche, diarrea, problemi di malassorbimento, quindi gonfiore postprandiale, e possono associarsi anche a difficoltà nella digestione, quindi possono essere associati anche a disturbi della sfera gastrica. Inoltre possiamo avere disturbi legati più all'aspetto generale, quindi possiamo avere un mal di schiena nella zona lombare associato, difficoltà nell'uso del diaframma. Inoltre recenti studi hanno sottolineato una stretta correlazione tra la sfera emotiva e psicosomatica e l'insorgenza dei disturbi gastrointestinali. Infatti, in tutto il sistema gastroenterico sono presenti numerose terminazioni nervose che sono soggette all'influenza del sistema emotivo e del sistema psicosomatico. Quindi si è visto che un quadro di stress acuto, un quadro di ansia può influenzare direttamente quello che è il transito intestinale e può influenzare l'insorgenza di questi sintomi. I problemi intestinali possono presentarsi con diversi sintomi. Possiamo avere dei quadri di stipsi e setichezza associati o alternati a quadri di diarrea e colite. Possiamo inoltre avere un quadro di gonfiore addominale, di dolore addominale, soprattutto nella parte del basso ventre, sensazione di lentezza nel transito intestinale, difficoltà nella digestione con sensazione di pesantezza, di gonfiore, di rallentamento nella digestione. Possiamo poi avere sintomi più generali, come dolore articolare, soprattutto nella parte lombare, dolore di tutta la zona muscolare, sempre della parte lombare e della zona del basso ventre e del piccolo bacino, e possiamo poi avere sintomi più generali come cefalea e sensazione di malessere generale, di stanchezza. Molti studi hanno sottolineato come l'osteopatia può essere utile per ridurre i disturbi della sfera intestinale. Attraverso il trattamento osteopatico si andranno a trattare attraverso tecniche viscerali le zone soprattutto dell'intestino e dello stomaco che possono risultare irritate e bloccate, e si andrà a ridare un equilibrio in tutta quella zona per cercare di alleviare le tensioni e ridare un fisiologico movimento in modo tale da permettere un ritorno fisiologico della funzione intestinale. Inoltre si potrà andare a intervenire su quello che è gli aspetti muscolari e scheletrici che possono ulteriormente limitare il movimento della zona per ricreare un quadro di equilibrio più generale. Inoltre si potranno fare trattamenti più generali su quello che è il funzionamento del sistema nervoso autonomo della zona per ridare mobilità e motilità alla parete intestinale in modo da permettere un miglior transito con l'obiettivo di ridurre i sintomi dolorosi e ridurre quelli che sono i sintomi associati. Inoltre è sempre bene associare alla valutazione osteopatica, nel caso in cui si ritenga necessario, sia una valutazione specifica del gastroenterologo e una valutazione magari dalla nutrizionista per correlare.